Per favore non lasciate la vita sul comodino, non accontentatevi di vederla scorrere in televisione, non credete che sarà la prossima app da scaricare a farvi felici. I sogni più belli si conquistano con speranza, si conquistano con pazienza e impegno, rinunciando alla fretta. Dio vi accompagna in questo cammino e ti fa per voi, perché diate il meglio. Anche c'è un'altra cosa, nella voglia di avere, e di queste alienarsi nell'avere le cose, tu perdi la propria originalità e diventerai una fotocopia. Ma Dio ci ha creato ognuno originale. Col nome proprio non facciamo della nostra originalità, come diceva quel ragazzo sedicenne Carlo Sacutti: non facciamo della nostra originalità una fotocopia. Quanti giovani oggi è triste, ma sono una fotocopia, hanno perso la originalità e copiano l'identità di qualsiasi altra originalità. Dunque devo dire che mi è capitato recentemente di tenere un ritiro a un gruppo di, di ragazzi nella diocesi di Milano e a un certo punto proprio ho voluto citare e commentare questa frase che forse è quella un po' sua più famosa eh, si nasce originali ma molti finiscono come fotocopie, no? che è una frase oggi questa è importantissima anche per un giovane perché vuol dire imparare a cogliere l'aspetto unico, singolare di se stessi. Quindi noi non siamo eh, appunto fotocopie, quindi vuol dire che non dobbiamo eseguire un copione che altri hanno scritto per noi, ma vuol dire che siamo figli, figli di Dio, ciascuno è unico, irrepetibile, vuol dire che al mondo deve portare una parola unica, irrepetibile, che solo lui potrà portare. Ecco, parlare ai giovani, per esempio raccontare che un ragazzo della loro età ha avuto questa percezione di sé, ma ha avuto anche la percezione del pericolo di vivere come fotocopie, cioè di essere omologati a quello che pensano e fanno tutti. Quindi è uno che ha saputo essere originale. Ora, questa cosa qua interessa i giovani, questa cosa qua intercetta il cuore delle, delle persone, soprattutto del mondo giovanile, che è alla ricerca di un volto proprio no? dentro, dentro la società quindi è, una, come dire, è un po' una provocazione a non agiarsi, non lasciarsi portare come un sasso dentro un fiume che, che va verso la valle, invece da cosa si dice no, momento di calma, se ci sono vuol dire che qualcuno mi vuole, qualcuno mi ama, allora sono unico, allora ho qualcosa di bello da poter portare e condividere con gli altri. Carlo diceva che la confessione è un po' come quando l'anima, per l'anima è come, una, come un golfiera, no? Che quando si accende il fuoco sotto, sale su in alto, è come quando ci si confessa un peccato mortale. Poi per salire sempre di più bisogna buttare i sacchettini a terra, che sono come quei piccoli peccati veniali, che però sono quei, quei, quelle cose che se noi riusciamo a, diciamo, a battere nella nostra vita, nel nostro cammino di santità, è, è sono quelli che poi ci fanno arrivare a vivere erogamente queste virtù cristiane che poi sono... L'altra faccia di amare Dio sopra ogni cosa, il prossimo come noi stessi. Guardando proprio la vicenda di Carlo Acutis, secondo me, cioè lì si vede che c'è anche una strada di santità che è molto legata alla vita quotidiana, cioè non è legata, non so, a percorsi ascetici, ad un distacco dalla vita del, del mondo, dalla vita comune de, degli uomini. È veramente era affascinante il modo in cui percepiva il bisogno di un altro, cercava di venire in incontro, metteva un po' le sue qualità a disposizione. Quindi è una santità che si costruisce in una vita quotidiana che ha il coraggio di sporcarsi le mani con l'esistenza. Tutti i cristiani sono chiamati a questo a questa grande meta che è la meta della santità che poi non è altro che amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Ecco. E certamente l'esempio di Carlo può essere utile oggi perché è un ragazzo che ha vissuto quello che vivono tutti i giovani di oggi, però mettendo al centro della sua vita con questa particolarità di avere Gesù come grande amico. A volte noi dei Santi abbiamo una visione così inarrivabile che quasi ci demoralizziamo a solo pensarli. Carlo è un ragazzo che è passato da questa terra al cielo nel 2006. È nostro e dei nostri giorni e ci ha detto che è possibile invece diventare i Santi. Era uno di noi, proprio di, della nostra generazione in qualche modo. Un ragazzo che oggi avrebbe 25-26 anni, eh, che ha vissuto tutto quello che i ragazzi di oggi vivono eh, in famiglia, a scuola, ne, nella società. E il grande messaggio mi sembra essere quello della, di una normalità vissuta quotidianamente alla, alla luce del Vangelo. Dunque eh, questa è mi pare l'attualità di, di Carlo. Non è un ragazzo straordinario, eh, è un ragazzo come tutti, che ha avuto le sue fatiche, i suoi successi, eh, che, che ha avuto il percorso scolastico eh, con gli amici, che è entrato nel mondo di Internet eh, e si ricorda la sua, eh, la sua specificità, se, se vogliamo. Cioè eh, nulla di straordinario però sì, straordinario nell'ordinarietà della vita quotidiana e credo che questo lo renda particolarmente vicino agli adolescenti e ai giovani di oggi. Carlo ci rilancia il messaggio evangelico, quale è un messaggio di freschezza, di vita bella, propositiva? Carlo aveva capito che nella semplicità e nella quotidianità di ogni giorno si può seguire il Signore mettendo uno accanto all'altro atti molto concreti di vita nel cercare il povero, nell'amare l'Eucaristia, nel ricercare il legame con il Signore nella preghiera. Tutto questo è la sua testimonianza che ci viene proposta attualissima e vivibilissima per tutti. Qui dove entra il profondo rapporto tra la santità e i giovani con la necessità di sollevare diciamo, forse un velo su una santità concepita un po' distante dall'umano, prima ancora che dai giovani, mi sembra. No? Questo è un po' il problema. Noi siamo, abbiamo un po' ereditato diciamo così, un concetto di santità, eh, soprattutto diciamo, negli ultimi secoli, che mh, si è, un po', è stata un po' percepita lontana dalla vita di, di ogni giorno, come qualcosa di strutturalmente irraggiungibile, separato dalla vita di tutti gli uomini, quindi qualcuno da ammirare ma in fondo anche un po' da congedare rispetto alla vita. Dunque non ci sono delle, dei percorsi privilegiati o, de, o de, delle corse ad ostacoli, eh, c'è il cammino della vita quotidiana dove dobbiamo fare bene, giovani e meno giovani, dobbiamo fare bene quello che dobbiamo fare, mettendoci dentro eh, quella luce, quella sapienza, eh, quella interpretazione che, che ci vengono eh, dall'ascolto e dall'accoglienza del, della parola di Gesù nel Vangelo. Il Vangelo, il Signore ce lo ha lasciato perché lo vivessimo eh? e viverlo alla fine certo non è facile ma sicuramente è semplice, eh? è un qualcosa che ti entra dentro e riesce allora a modificare la tua vita in qualche modo secondo quel parametro che è l'amore di Dio e del prossimo portato al dono della vita. Carlo lo ha fatto nella vita concreta, questo fa capire che il santo è un uomo vero, il santo è un uomo riuscito, ecco se io guardo la storia di questo ragazzo per 15 anni che vive alla grande, che vive intensamente la vita di ogni giorno, dico questo è un ragazzo, non riusciamo a capire il mistero di una vita che si interrompe a 15 anni, però possiamo dire sicuramente che questa non è una vita riuscita, è un ragazzo che a 15 anni ha vissuto alla grande. Carlo andava tutti i giorni a messa, faceva sempre un pochino di adorazione eucaristica o prima o dopo la santa messa e... Anche recitava quotidianamente il Rosario. Diceva che l'appuntamento più galante della sua giornata era la recita del Santo Rosario e l'unica donna della sua vita era la Madonna. Lui scherzava, ecco, aveva una grande devozione per la Madonna. I giovani che vedono in Carlo una testimonianza da seguire, beh, non possono non essere loro, e i testimoni di questo, di questo testimone che, come all'Olimpia, di Carlo ci consegna perché possiamo continuare a correre. Che cosa deve fare la Chiesa? Papa Francesco ce l'ha detto nel recentissimo documento eh, Porsinodale, eh, accompagnare la Chiesa. Eh, ha una ricetta, se così si può dire, l'ho ricordato prima, che, che viene dal Vangelo e dunque deve riproporre continuamente questa ricetta, non tanto con le parole ma con gli esempi. L'esempio della vita eh, degli adulti, degli educatori, dei sacerdoti all'interno della comunità cristiana, deve far vedere con la vita a, a questi giovani che eh, accogliere il Vangelo eh, Tentare di riprodurlo nella propria esistenza è sorgente di gioia, è la formula per una vita riuscita.